Erano da poco passate le 21 ieri sera quando i cittadini di Montelupo Fiorentino hanno sentito un enorme boato seguito dal crollo di un muro di contenimento di 30 metri in via Marconi. Un grande spavento per tutti che per fortuna ha provocato solo la distruzione di alcune automobili, ma nessun ferito. È crollato un muro di contenimento di circa 30 metri di lunghezza ed è crollato su numerose macchine in sosta. Quindi stanotte abbiamo temuto per il peggio, perché una prima ipotesi è che sotto le macerie ci fossero delle persone coinvolte. Fortunatamente nel corso della notte, grazie anche all'intervento delle unità cinofile e dei vigili del fuoco, questa evenienza è stata progressivamente scartata. Ora stiamo provvedendo alla rimozione con mezzi messi a disposizione dell'amministrazione comunale e con mezzi dei vigili del fuoco, e stiamo verificando anche di fatto che la situazione è molto più leggera, ancorché complessa, rispetto a quello che ci eravamo prefigurati. Appurato che non ci sono né vittime né feriti, adesso è necessario capire che cosa ha dato origine al crollo. Il muro è stato realizzato agli inizi degli anni 70 e non ha mai destato particolari preoccupazioni. A seguito di alcune segnalazioni nel mese di agosto erano stati fatti dei sopralluoghi nell'area vicina al muro, dai quali però non sarebbe emersa alcuna criticità o pericolosità. Ancora è prematuro capire, potrebbe essere anche una serie di concause, potrebbe essere legato anche alle precipitazioni delle scorse settimane, ma direi che qualunque ipotesi ora sarebbe un'ipotesi azzardata. Avremo poi nei prossimi giorni la possibilità di capire meglio che cosa sia successo. La cosa importante è veramente non ci siano state vittime, e questo per la nostra comunità è un sospiro di sollievo. 5 famiglie, 14 persone in tutto, sono state evacuate ieri sera e sarà necessario al più presto trovare loro una sistemazione. Già stanotte due famiglie si erano autonomamente sistemate. Grazie all'associazione Facto, che è un'associazione culturale a pochi metri da dove è accaduto, una famiglia è stata ospitata in uno dei loro locali, altre due famiglie sono state sistemate in strutture alberghiere, ma probabilmente non potranno rientrare nelle loro case molto velocemente. Quindi a breve avrò una riunione con tutte le famiglie, le informerò della situazione e troveremo loro una sistemazione dignitosa per affrontare i disagi dei prossimi giorni, delle prossime settimane.